Arezzo si conferma per l'ottava volta centro dello sport più bello del mondo, perché riunisce i più grandi nomi per rappresentare questo mito vivente, prima di tutto le immagini. È legata ad un numero scaramantico, il 13, la forza e qualità del campione. 13 passi e non 14 come compivano gli altri comuni mortali che negli 8 lunghi anni in cui Edwin Moses ha corso non hanno potuto ambire che al secondo posto. L'unica volta che la piazza d'onore gli viene riservata è nel 1955, quando nasce secondo di tre fratelli, ma è un evento in cui la forza di volontà, la caparbia puntigliosità negli allenamenti ed un misurato ritmo di vita non possono influire. Lo potranno, anzi, saranno le premesse perché questo gigante dello sport possa divenire lui che è. Troppo lunga la serie dei risultati che lo vedono per 107 volte essere il primo. Record mondiali, medaglie olimpiche, titoli nazionali e poi ancora record che abbassa da i 47-64 ai 47-45 per fermare il cronometro ai 47-02 nel giorno del suo compleanno nel 1983. 400 metri in cui pensare il tempo, superare il tempo con la fluidità della corsa e l'armonia del balzo sull'ostacolo è cosa che solo l'immagine può cercare di rendere agli occhi di chi ha avuto in sorte di vederlo salire sul podio. Sempre primo, sempre più grande ed ora sempre impegnato perché il mondo dello sport attraverso il CIO, di cui è membro, abbia il volto della onesta sportività e dell'integrità fisica dell'atleta. Il suo no drugs è la sua ultima splendida medaglia. E allora? Sicuramente un grandissimo di ogni tempo nello sport e nell'atletica in particolare, il premio Fair Play a Edwin Moses. Want? Fisicamente credo sarebbe ancora in grado di fare un 400 ostacoli, penso, sì, da come un gigante. Allora, partirei con Edwin Moses, per assurdo, perché mi ricollego ad Antonella Bellutti, da un'altra domanda. What about Bob? About anche lui. What about Bob in your life? Bob is not a man, he's a sport. Oh, Bob, yes. Oh. Talking about Robert. Well, I was surprised to see that Antonella was thinking about Bob or has done Bob. I started at a very late age and retired after 1 or 2 years, but I enjoyed the sport. I thought it was fun, and after 1 or 2 years, I did very well. Yeah, I did well. So. Allora, and I never crashed. La domanda riguardava il Bob, perché sono partita dal fondo, al termine della sua formidabile carriera, questo signore si è messo in gioco con lo stesso sport che abbiamo visto per Antonella Bellutti. Il Bob, nel suo caso era il Bob a 4, è stata una grande esperienza nella quale ovviamente è riuscito anche lì a vincere. Gianfranco. Sì, la cosa che volevo chiedere io a Ed Moses si ricollega anche questa a una cosa che abbiamo sentito con Antonella Bellutti, che si riferisce alla scheda che con la motivazione che si chiudeva con un no drugs. No drugs is very important. What was the question again? No drugs. Oh, well, this whole evening tonight is really about fair play. And if I look back at my entire career of from 1976 to 1988, and also 2 years of Bob, the thing that I'm most proud of is the fact that through using natural training methods and diet, stretching, flexibility, that I proved that it's possible on the top. And I think that that's really lost in today's sports. We hear about the problem of doping continuously in the United States and definitely throughout the world. So we'll be talking a lot more about training naturally and being able to spend a lot more hours doing what you really love to do and being successful without doping. Io credo che prego. Questa serata il tema principale è ovviamente il fair play, quindi l'essere contro le droghe. E soprattutto oggi invece l'uso di droghe è molto in aumento ed è questo che proprio dobbiamo combattere. Quindi cercare anche di inserire elementi naturali, ad esempio nelle diete degli atleti, senza questi aiuti artificiali, quindi di droghe. Benissimo, io credo che siano messaggi che speriamo arrivino in una lotta molto difficile. I testimonial, come si suol dire, sono importanti. Abbiamo sentito Antonella Bellutti, abbiamo sentito Edwin Moses. Chiamerei a questo punto il dottor Alessandro Cini sul palco per consegnare a Edwin Moses la targa in oro, segno
riconoscimento della città di Arezzo verso chi ha sempre gareggiato e vinto tantissimo con lealtà. Ed Moses. L'ingegner Luigi Lucherini, sindaco di Arezzo, per il mandato come ambasciatore di Fair Play. Buonasera sindaco, buonasera a lei, grazie. A Edwin Moses. Ilaria, prego. Mentre vi scambiate strette di mano, vi chiedo di trattenervi ancora un attimo.